E noi siamo insoddisfatti dei risultati dell'incontro del Presidente Draghi con il Presidente degli Stati Uniti, perché innanzitutto si è spostato finalmente l'asse politico del nostro Paese. Con il governo Conte c'era una priorità che si chiamava Cina, con il governo Draghi, con l'ingresso di Forza Italia, oggi c'è una priorità che si chiama Europa e un'altra priorità che si chiama relazioni transatlantiche. Considero positivo il fatto che il Presidente del Consiglio Draghi abbia lanciato un altro messaggio per cercare di trovare un cessato il fuoco, concludere la stagione della guerra. Nello stesso tempo, per quanto riguarda il tema energia, condividiamo la posizione di coinvolgere gli Stati Uniti sulla questione neutralizzazione della Libia, neutralizzazione per evitare che questo paese subisca influenze di paesi esterni, ma possa essere libero anche per trovare accordi per le forniture di gas con il nostro paese. È condivisibile anche ciò che ha detto Draghi per quanto riguarda la questione del grano. C'è un allarme che riguarda soprattutto molti paesi africani, una crisi alimentare in paesi che già sono poveri provocherebbe non soltanto gravi tensioni sociali dall'altra parte del Mediterraneo, ma provocherebbe anche flussi migratori dall'Africa verso l'Europa e quindi verso l'Italia, e questo ci preoccupa parecchio. Quindi direi che le posizioni di Draghi sono posizioni che noi condividiamo e sosteniamo. Si è parlato da protagonisti, con un'Italia protagonista, con il nostro principale interlocutore a livello internazionale. Bisogna continuare a lavorare per difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina, quindi è giusto inviare armi, ma queste armi non devono essere utilizzate, come invece sostiene Johnson, fuori dai confini dell'Ucraina. Giusto infliggere sanzioni in uno spirito unitario dell'Occidente, ma queste sanzioni devono essere sostenute da parte dell'Europa e anche degli Stati Uniti per impedire che ci siano ricadute negative per i cittadini italiani ed europei degli altri paesi più esposti come la Germania e la Polonia e sulle imprese. Quindi serve, come abbiamo detto, un nuovo recovery plan europeo, serve un tetto del gas e serve anche che gli Stati Uniti mettano un tetto al prezzo del gas che venderanno all'Unione Europea.